questo è un primo incontro che abbiamo organizzato sotto il tema, diciamo, più generale di Pordenone più facile, cioè del nostro modo di vedere l'evoluzione del piano regolatore della città, che, come è stato ampiamente sottolineato, deve essere preceduto da un momento di riflessione su Pordenone, sulla nostra comunità, su che identità vogliamo darci o intendiamo definire per i prossimi quanti anni? Questa è una bella domanda, perché vedendo la velocità con cui le cose cambiano, dire 20 anni fa sorridere, dire 5 è impossibile pianificare. Quindi questo forse è già una delle chiavi di lettura di questo momento così difficile. O riusciamo in modo intelligente, usando la tecnologia, ma soprattutto usando la testa, per capire come usare, inserire le giuste funzionalità in questa tecnologia e soprattutto far capire ai ragazzi, perché è questo l'altro vero tema, come facciamo a far salire a bordo di questa discussione, di questa evoluzione, i nostri ragazzi, oppure saremo destinati evidentemente a non uscire dalla crisi in modo veloce. Quindi quando abbiamo iniziato a pensare al nuovo piano regolatore abbiamo messo in parallelo due azioni. Da un lato il voler condividere con la città e costruire con i nostri concittadini quella che è l'immagine di oggi e di domani di Pordenone, e dall'altro di capire come rendere appunto più facile la nostra città. Tutto questo diventerà poi alla fine, in un momento di sintesi, il pacchetto, l'abbiamo definito la dote, che consegneremo a coloro che vinceranno il bando di gara per la redazione del nuovo piano regolatore, che è stato pubblicato a fine luglio e i cui termini scadono a fine ottobre. Quindi siamo noi come comunità che vogliamo consegnare nelle mani di chi disegnerà il nostro tessuto urbano quelle che sono le nostre aspettative e le nostre iniziative. Noi ogni incontro di laboratorio lo introduciamo con una breve presentazione di riepilogo, per non, diciamo, stancare anche chi tutte le volte l'ascolta. Ogni volta comunque proviamo a variarla e a introdurre qualcosa di nuovo. La presentazione ha lo scopo anche di chiarire alcuni aspetti che di volta in volta emergono o durante il confronto con voi o grazie alle osservazioni che via blog, via web, via mail, a volte via telefono ci fate pervenire. Innanzitutto siamo all'interno, questo è un percorso di partecipazione che si colloca all'interno di un processo decisionale, cioè che porta a una decisione con un atto pubblico. È un processo che va dal 2012, da quest'anno, fino in chiusura al 2013. Ha 4 macro tappe, se vogliamo: analisi, progetto, valutazione e scelta. Siamo nella fase di analisi, quindi è una prima fase in cui costruiamo insieme all'amministrazione quello che abbiamo chiamato quadro conoscitivo comune. C'è anche una seconda fase il prossimo anno dedicata proprio agli approfondimenti di carattere progettuale e alla valutazione degli scenari di piano. Quindi noi costruiamo un contributo conoscitivo e tratteggiamo delle piste di lavoro e delle indicazioni per la progettazione, e poi avremo l'opportunità il prossimo anno di seguirle, di valutarle insieme, di approfondirle e anche di ridefinirle. Quindi tutti quelli che hanno evidenziato quando è che facciamo le proposte, possiamo tratteggiarle. L'importante è avere adesso in questa fase un quadro di analisi saldo e condiviso. Sulla necessità che, come è successo per l'Università di Pordenone, qualità di edifici crea qualità di luoghi e quindi crea centralità e opportunità in un territorio più vasto.
vogliamo dare più spazi alle idee, che cosa significa? Che il piano regolatore deve anche creare degli spazi per dare avvio a queste idee e deve essere pronto a modificare questi spazi in base alla mobilità delle idee, delle persone, ed è auspicabile che vengano utilizzati non spazi ex novo, ma anche spazi che sono attualmente in disuso, in abbandono, e possano essere riconvertiti. È molto importante immedesimare per esempio le regole della convivenza civile, però queste regole dovrebbero in qualche modo venire condivise, perché altrimenti non ci si intende. Secondo me è molto importante l'esempio, ed è molto importante però anche la segnalazione e la comunicazione di queste regole. Comunità non fanno cose insieme, le comunità in generale, italiani e stranieri, l'abbiamo definita una quiete passiva. Abbiamo anche parlato, pensando al nome del nostro gruppo, conflitti, abbiamo detto che in realtà conflitti veri e propri in città non ce ne sono, ma c'è in qualche modo un'indifferenza tra i cittadini italiani o i cittadini pordenonesi, doc, passatemi questo termine, e le comunità straniere. E questo, oggi come oggi, in una situazione di crisi del mondo del lavoro, che è stata la spinta per molti immigrati a venire qui, e adesso il lavoro viene meno, la vediamo come una cosa critica, nel senso questa indifferenza in qualche modo che c'è tra i cittadini in un momento difficile. Finché le cose andavano bene, gli immigrati erano in fabbrica e vabbè. Ma adesso la situazione cambia e questa è una cosa che potrebbe portare a un conflitto. Quello che mi rimane impresso è che c'è una richiesta generale di fare rete, però di conseguenza un'incapacità di fare rete. Mi sembra che qua tutti chiedano la possibilità di attivare dei processi che uniscono le figure, ma nessuno ha detto, come le uniamo le figure? Come si possono mettere come vasi comunicanti? Esperienze hanno favorito in questa realtà, in questa città, ma in questo territorio, alcune capacità resilienti di relazione. Alcune di queste sono il terremoto in primis, ma anche il cooperativismo, quindi tutte le realtà delle cooperative nate a seguito 800, quindi rivoluzione industriale e quant'altro. Ma anche la stessa crisi di oggi, perché il livello decisionale, dove prima un tempo era diciamo monodirezionale, quindi c'era un decisore che aveva competenze, responsabilità e risorse, ora il livello decisionale è un pochino più allargato, magari io ho le competenze ma qualcun altro ha le risorse, e quindi si attivano relazioni decisionali, quindi a un livello medio-alto, che prima difficilmente venivano attivate, soltanto su quello operativo. Adesso la decisione comincia a diventare multipla. Appartenenza. Mi sento appartenente in situazioni di agio, di sicurezza, di conoscenza, di accoglienza. Sulla conoscenza, un'attenzione al fatto che sia diretta e non differita. Ehi, tu il nuovo l'hai conosciuto? Cosa ne pensi? Vai tu a conoscere questo nuovo e a farlo diventare parte di questa iperlocalità. Non solo è la comunità a darti il benvenuto, ma è anche lo spazio a offrire il benvenuto, lo spazio che è benevole. Prima Michele, avevi detto non accoglienza, ma un altro termine.
insomma, era la via di mezzo tra accogliente e gradevole, ecco, accoglievole, ecco. Lo sposeremo come nuovo slessi, perché la via di mezzo e identifica proprio questo accogliere in un contesto gradevole, ed è lo spazio capace di poter dare il benvenuto, perché è accudito, perché vedi che c'è qualcuno che se ne prende cura, perché è aperto e c'è posto anche per te.